E ben ritrovati con la nostra rubrica I grandi temi biblici, una rubrica interessantissima soprattutto per le persone che hanno interesse, no? per la scrittura. Certo, immagino che per chi non digisce molto il libro sacro, non lo ritiene sacro, magari questo sarà un programma forse un po' noioso, ma speriamo di catturare anche coloro che magari hanno qualche dubbio o comunque in genere rifiutano questi argomenti. E lo facciamo in compagnia del pastore avventista Paolo Benini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E buon caldo. Grazie, buongiorno. grazie per il caldo. Come stai tu? Mi sto riposando. Ci vuole. Lì fa caldo, eh? Ullala. Ma forse in campagna si avverte meno il caldo, no? Ci sono... va bene che c'è possibilità di andare all'ombra di qualche pianta, però fa caldo. Va bene Paolo, possiamo dire che siamo rigorosamente in diretta, quindi che quanti ci stanno ascoltando ricevono da te il tuo saluto, perché sai che fra quelli che ci ascoltano ci sono persone che ti conoscono, perché tu sei stato in Sicilia per diversi anni, particolarmente a Catania come pastore, quindi sono tanti catanesi, non solo quelli tanti adesso, dai, sì, dai, hai organizzato anche diverse attività, quindi sicuramente certo. Tante persone ti conoscono anche al di fuori di quella che è la comunità avventista, quindi sono sicura che avranno piacere di ascoltarti. Continuiamo questo nostro percorso sui grandi temi biblici. Abbiamo detto, ribadito più volte che ci basiamo sulla scrittura e abbiamo visto che la scrittura, nonostante i secoli, ha mantenuto quello che era il senso originale, quindi le parole originali di quanto è stata scritta, quindi i vari manoscritti che si sono ritrovati, abbiamo le prove che la scrittura che abbiamo oggi nelle nostre mani non è lontana da quella che avevano nelle mani attraverso i rotoli i credenti di tanti secoli fa. E volevo chiederti, visto che abbiamo parlato l'ultima volta di Gesù, della figura del figlio dell'uomo, che non troviamo solamente come frasi citate più volte da Gesù, ma come frase proprio viene scolpita nel libro del profeta Daniele, vorrei ora andare avanti in questo nostro percorso a parlare della divinità. Quando parliamo di divinità, allora per la maggior parte dei cristiani la divinità significa Padre, Figlio e Spirito Santo. Però esatto. È anche vero che nella scrittura sono numerosi i testi dell'Antico Testamento che ci presentano la gelosia di Dio, che si ritiene un Dio unico. Esatto. Quindi questa unicità di Dio, Dio dice più volte: non c'è altro Dio al di fuori di me, non avere altri dì nel mio cospetto, ero io solo quando ho creato, ci sono altre, soprattutto nel libro di Isaia più volte Dio dice queste cose. Ma allora come riusciamo a conciliare l'idea di un Dio unico e l'idea invece della Trinità, che è l'idea che la maggior parte della cristianità oggi accetta e che è anche l'idea che in genere l'ebraismo non accetta? Diciamo per inciso che se da una parte è vero che la maggior parte della cristianità accetta la Trinità ed è qualcosa di comune nel credo cristiano, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, però oggi, XXI secolo, sempre di più sono coloro che hanno delle grosse riserve sul tema della Triunità di Dio, e molti sono coloro, e so che in Sicilia, a Palermo ci sono diversi, che pur essendo di matrice cristiano-evangelica e credono nell'importanza della potenza e dell'azione dello Spirito Santo, negano la divina persona dello Spirito Santo. Ora noi questo non lo vedremo tanto oggi che affronteremo il tema a partire dall'Antico Testamento. Lo vedremo le prossime volte quando ci soffermeremo sul Nuovo Testamento. Però penso sia interessante, importante e utile definire cosa ci dice l'Antico Testamento sulla Trinità, proprio a partire da quel testo che tu hai menzionato in apertura, Io sono un Dio unico. Vogliamo leggerlo questo testo? Sì, dove? Chiediamo ad Emanuele che ci aiuti a leggere i testi. Si trova in Esodo capitolo 34. Sì. I versetto 6 e 7. Ci sono arrivato, me l'aspettavo questo passaggio. No, forse però mi sono sbagliato, qui non c'è questa frase: l'Eterno il tuo Dio è l'unico Dio.
No, non c'è qui, forse ho sbagliato. C'è un testo molto bello, dice: Signore, il tuo Dio è l'unico Dio, è un Dio unico, giusto? Sì, sì. Vi ricordate? Deuteronomio 6,4. Deuteronomio 6,4. Il Dio nostro è l'unico eterno. Ah, ecco, Deuteronomio, giusto, 6,4. Io ero andato in esso. Me lo leggi? Certo, un attimo soltanto, qualche foglio ancora ci sono arrivato. Allora, ecco. Capitolo 6. Versetto 4. Ascolta, ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Ecco, ora questo testo è quello che più di tutti fa pensare agli ebrei per primo e a diversi cristiani che c'è un unico Dio e che quindi Padre, Figlio e Spirito Santo sono manifestazioni, espressioni diverse dello stesso unico Dio. Sì. Ci sono cristiani che pensano che il Dio si è rivelato nell'Antico Testamento come Dio Padre, nel Nuovo Testamento nei Vangeli come il Figlio e nel resto del Nuovo Testamento come Spirito Santo. E quindi piuttosto una manifestazione di Dio in tre modi diversi, per questo si chiama modalista, e non in tre persone diverse, distinte. Allora come la mettiamo? Se è così, sì. Quali sono gli argomenti per cui altri credono nella Trinità? Ora, leggeremo oggi, ci soffermeremo sull'Antico Testamento. Intanto la volta scorsa, leggendo in Daniele, capitolo 7, versetti da 11 in poi, abbiamo notato che c'è l'Antico dei giorni e il Figlio dell'uomo che si siede accanto a lui. Sì. Giusto? Sì, sì. Significa che perlomeno Padre e Figlio o due divinità, due persone di una stessa divinità sono là. Che sono due figure distinte, sembra, da ecco, questa... Lì sono figure distinte. Mm-hmm. Addirittura nel Salmo 110 c'è quella frase molto bella che dice: siedi alla mia destra finché io abbia ridotto i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Per cui ci troviamo in un altro, davanti a un altro testo che sostiene questa idea di una moltiplicità di persone nella divinità. La cosa, l'analisi dobbiamo cominciarla con una piccola... un piccolo esame del nome Dio. Nella lingua ebraica Dio si pronuncia Elohim ed è una ed è un nome alla forma plurale, ed è interessante analizzare bene questa forma. Allora, alcuni dicono: sì, è un plurale maestatis, noi abbiamo pensato, è una persona che parla, però parla al plurale, è una forma di espressione solenne. Però recenti studi di teologia e di filologia biblica hanno dimostrato che la forma plurale maestatis non esisteva ai tempi antichi. Addirittura quando ci si rivolgeva all'imperatore stesso, gli si rivolgeva col tu, non col voi, plurale maestatis. Per cui questo è un primo argomento importante. La seconda cosa, nella lingua ebraica abbiamo la forma plurale e la forma duale. Il duale indica due e non più di due. Il plurale indica pluralità. Può essere due, ma può essere anche tre, quattro. La parola Elohim non è duale. Due, è plurale, Elohim. Se fosse duale sarebbe con la terminazione non im ma aim. Questa è la caratteristica. Ora, abbiamo circa 600 volte nell'Antico Testamento la parola Elohim, e che sta a indicare una pluralità. D'altra parte, e qui invito il nostro lettore d'ufficio ad aprire in d'ufficio, Genesi, però, aprire in Genesi al capitolo 1, il versetto 26,
E poi il capitolo 3, il versetto 22. Allora aspetta che arrivo. Sono subito due testi importanti che vanno esaminati con attenzione. Allora Genesi 1. 1, 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qui abbiamo questa espressione che suona al plurale. Il Dio disse: facciamo l'uomo. Elohim, plurale, dice: facciamo l'uomo. Non dice a mia immagine, a nostra immagine. Sì. Tenendo conto di quello che ho detto poco fa, che si parla, che non esiste nel linguaggio biblico dell'Antico Testamento e dell'antichità in generale il plurale maestatis, ci troviamo qui di fronte a un'interessante affermazione. Un'altra affermazione simile è al capitolo 3, versetto 22. Sì, però al versetto 27 ritorna al singolare, sempre di Genesi 1. Sì, sì, e Dio disse, e Dio fece l'uomo, eccetera. Creò, esatto, quindi torna ad essere unicità nella pluralità. Adesso andiamo a leggere il versetto 22. Ora, se ci sono due forme, una al plurale e una al singolare, non si può annullare l'una a confermare l'una a scapito dell'altra. Dobbiamo avere l'umiltà di dire: al limite il testo non ci è semplice da capire, ma il fatto sta che in un testo c'è il plurale e nell'altro c'è il singolare. Certo. Andiamo adesso? Capitolo 3, versetto 22. 3, 22. Allora. E l'Eterno Dio disse: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi. Ecco, come uno di noi. Sì. Qui ci troviamo ancora in un'espressione al plurale. La stessa cosa dicasi se andiamo al capitolo 11, sì, sempre della Genesi, sì, e leggiamo il versetto 7. Leggiamo il versetto 6 e 7. Allora, e l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti la medesima lingua, e questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Allora, abbiamo letto quindi un testo dove dice: l'Eterno è un Dio unico, però leggiamo adesso tre testi dove chiaramente c'è il plurale. Certo. Allora, è una contraddizione, almeno apparente è una contraddizione, è qualcosa che non è uniforme. Certo, giusto? Certo, certo. C'è un altro testo che conosciamo bene, si trova nel libro di Isaia, dove il Signore rivolge l'appello a Isaia e gli dice: chi manderò? Chi andrà per noi? No. Ve lo ricordate, no? Sì, sì. E Isaia al capitolo 6, il versetto 8. Ora, prima di andare avanti, dobbiamo chiarire questo equivoco, questa contraddizione. Allora, la contraddizione penso che la si possa risolvere con molta semplicità e linearità se leggiamo un testo dove troviamo la stessa parola uno che abbiamo letto prima in Deuteronomio capitolo 6 versetti non mi ricordo. Scusami Paolo, posso fare un'osservazione da uomo della strada che si accinge quanta strada per correre. No, perché sia un uomo che si accinge ad approfondire, ad investigare e a capire bene quello che sta scritto, perché dire sì e poi chiedersi ma cosa volevo dire non è una cosa giusta. Io vedo al versetto 7 del capitolo 11 quello che abbiamo letto testè. Sì. Bene, questa espressione orsù, scendiamo e confondiamo laggiù la loro lingua, mi lascia intravedere questo orsù, scendiamo, non come se, neanche se fossero tre, ma come se fossero tanti. Potrebbe essere inteso anche così. Adesso lo vedremo quanti sono. Ci arriveremo. È vero, è un plurale. Il plurale da due in poi si può arrivare all'infinito, no?
Certo, io qui te l'ho no, proprio questa idea. L'uomo della strada idea. Ha fatto una buona domanda. Domanda. Allora, prima di che tu risponda all'uomo della strada, ascoltiamo un brano musicale, così diamo anche la possibilità agli ascoltatori di sì. magari avere, se non hanno la Bibbia con sé, lo possono fare ora col cellulare, perché ormai si trova... Ricordiamoci questo conflitto, perché riapriremo dopo il brano musicale con una risposta secca, precisa, unica. Bene. Che togli il dubbio a questo... a questa ambivalenza. Da una parte dice un Dio unico e poi parla di più persone, e d'altra, e poi troviamo testi al plurale. Ascoltiamo questo Andiamo brano con la musica. Ok, bellissimo questo brano Shema Israele, che un po' ripercorre il primo versetto, Deuteronomio 9. Il primo versetto, no, Deuteronomio 6, no, dove si, no, il capitolo 6, quello sì. che abbiamo appena letto proprio in apertura. Allora torniamo a questo dilemma, che è il dilemma credo che molti cristiani vivono, ed è credo che sia giusto farsi delle domande, perché se Dio in alcuni testi dice io sono uno e non c'è nessun altro Dio all'infuori di me, ci dirà sempre nell'Antico Testamento, poi ritroviamo dei testi in cui Dio dice facciamo, in cui si parla che c'è un figlio, c'è il figlio dell'uomo vicino al vegliardo, quindi quest'altra figura. Allora, cosa possiamo trovare? Quali spiegazioni la Bibbia ci dà? Allora, riprendiamo il testo di Deuteronomio 6. Sì. L'Eterno, il tuo Dio, è un Dio unico. Ora, devo confessare che per tanto tempo non trovavo risposta a questo conflitto, perlomeno apparente. Quando recentemente mi sono trovato un sabato mattina in una comunità in provincia di Milano e una semplice sorella molto 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 saggia ha fatto una considerazione portandoci a leggere un testo del libro della Genesi, dove la parola che è usata in Deuteronomio 6 per indicare l'unicità di Dio è utilizzata in un altro contesto. Andiamo a leggere capitolo 3 della Genesi, il versetto 24. Aspetta che ci arrivo. Uomo della strada, mi raccomando. Non ti perdere per strada. Allora, capitolo 3, versetto 24. 24. Ci sono già. Allora, dice, ora Enoch cammino no, con... No, non è capitolo... Oh, scusa, ho sbagliato. Capitolo 2, versetto 24, ho sbagliato. Capitolo 2, versetto 24. Perciò sì. l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Allora, qui abbiamo l'espressione una sola carne ed è lo stesso termine ebraico, della lingua ebraica, che troviamo in Deuteronomio 6 per indicare un Dio unico. Sì. È il termine... Cos'è? Yahad? È il termine Ehad. Ehad. Che non sta a indicare uno singolo, ma sta a indicare una pluralità. Qui è chiaro, Adamo ed Eva non sono uno, sono due, ma sono una unità, sono un'unica cosa. Ora, ed è interessante che quando per esempio il Signore chiama Abramo a sacrificare il suo figlio Isacco, dice prendi Isacco, il tuo unico figlio, lì non usa la stessa parola Ehad, usa un'altra espressione, per cui che indica solo, singolo, uno numerale, per cui quando troviamo Ehad applicato alla coppia, è chiaro che la coppia sono due, non è uno, però formano un unico. La stessa carne. E la stessa cosa la troviamo in Deuteronomio 6 per indicare l'uno Dio, che come se Adamo ed Eva uno sono in realtà due, possiamo applicare lo stesso principio anche all'unicità di Dio. Ora però dobbiamo fare un passo avanti. Sì. Non so quanto tempo abbiamo ancora per poter capire, io faccio mezzogiorno e 23, però non so se... Altri 15 minuti ce la possiamo minuti. Fare. Ora, troviamo nell'Antico Testamento dei testi dove i tre sono assieme? Abbiamo visto che padre e figlio, o vegliardo e figlio dell'uomo, o il testo del Salmo 110, siedi alla mia destra, sono testi dove il padre, il figlio, chiamiamoli così, o due persone della divinità sono uno a fianco all'altro. Espressione che troviamo molte volte nel Nuovo Testamento.
Stefano dice: vedo il figliol dell'uomo seduto alla destra della maestà, per cui è un'espressione comune. Ma esistono dei testi dove i tre, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono menzionati? Nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Esistono dei testi dove si parla espressamente di Spirito Santo? Mm-hmm. Questa è una domanda, perché sul Padre, il Vegliardo, e sul Figlio, Figlio dell'Uomo, è chiaro, abbiamo una indicazione precisa. Ma nell'Antico Testamento abbiamo spesso mio spirito, spirito di Dio. Per esempio in Genesi 1-2 lo spirito di Dio aleggiava sopra la superficie delle acque. Sì. Potrebbe essere un'emanazione di Dio o è Dio? C'è nell'Antico Testamento qualche parola, qualche espressione in cui la parola Spirito Santo è là, chiara, scritta, trovata? Ce ne sono almeno due. Dove? Uno è nel Salmo 51. Sì. Salmo 51 è ben conosciuto, quel famoso Salmo di Davide, dove Davide fa un lamento su se stesso, una confessione della gravità della sua condotta. Leggiamo dal versetto 8. Salmo 51. In avanti. Allora, fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volentoso. Non togliermi lo spirito santo tuo. Sì. Qui è un'espressione dove abbiamo già la parola Spirito Santo, non è chiara, però c'è un'altra in Isaia 63, versetto 11, qui è molto più chiaro, sì. Isaia 63, capitolo 63, versetto 11. Allora egli si ricordò dei giorni antichi di Mosè e del suo popolo, dove colui che li fece uscire, anzi, è domanda. Ho sbagliato, 63 versetto 10. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito, perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Qui si parla di santo spirito nella versione che hai tu, la mia versione dice e contristarono il suo spirito santo. Ed è uguale, insomma. Abbiamo l'espressione spirito santo. Ma non sono sufficienti questi due testi a chiarire il dilemma. Abbiamo bisogno di testi in cui i tre sono assieme nell'Antico Testamento, perché altrimenti, come diceva giustamente poco fa Emanuele, potrebbero essere una moltitudine. Appunto. Andiamo a vedere quattro testi che ce lo presentano chiaramente. Sono tutti e quattro nel libro del profeta Isaia e sono tutti testi molto significativi. Dove il primo si trova al capitolo 11. Capitolo 11, i versetti 1 e 2. Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, allora, spirito di consiglio e di potenza. Si parla di un ramoscello che sorgerà da Isai, che è il figlio di Isai, Davide, la discendenza, certo, di Davide viene il Messia, e si parla dello spirito che riposerà su di lui. E quindi, andiamo avanti, un altro testo. Dimmi. Al capitolo 42 di Isaia c'è un'espressione ancora un pochino più chiara. Hai detto Isaia? 42:1. Eccolo qua. Il fatto che lo ripetiamo, se ci sono degli ascoltatori che vogliono seguire con la Bibbia in mano, permette anche a loro di andarlo a trovare. Certo. Dice, ecco il mio servo, che io sostengo il mio eletto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni. Anche il 2. Egli non griderà, non alzerà la voce, non farà udire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, presenterà la giustizia secondo verità. E qui abbiamo un testo che è ancora più chiaro di quello precedente. Mm. Io mando il mio servo
e su lui poggerà lo Spirito Santo, il mio Spirito. Quindi abbiamo colui che manda, il servo che viene e lo Spirito che lo accompagna. Chiaramente questo servo è chiaramente Gesù Cristo. È Gesù. È evidente qui un'applicazione che troviamo nel Vangelo di Matteo, che Gesù esce e se ne va nel Giordano condotto dallo Spirito, viene battezzato e lo Spirito lo conduce nel deserto. Lo Spirito Santo ha accompagnato, avrebbe accompagnato la venuta del Messia. Un altro testo molto interessante si trova in Isaia 48. Sì. È un pochino più lungo questo testo, abbiamo bisogno di leggerlo per intero. Cominciamo a leggere dal versetto 17 in avanti. Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Sì. Oh, se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e quelli usciti dalle tue viscere innumerevoli. Qui c'è una confusione in questo testo. Non è così chiaro come in alcune traduzioni, per cui siccome questa è la non nuova tutte le traduzioni Diodati, traducono Teo, bene, è la nuova lasciamolo Diodati. Stare. Andiamo un altro testo e terminiamo con questo, che è il capitolo 61. Sì, sempre di alcune Isaia. Traduzioni traducono in maniera un pochino diversa, quindi ho visto che la tua, quella che hai, e per evitare confusione lo saltiamo. Andiamo a Isaia 61, i versetti 1-2. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri. Possiamo fermarci qui. Qui è un testo molto significativo. L'Eterno manda il suo Spirito su di me perché io possa recare la buona novella agli umili, a coloro che hanno il cuore rotto. E questo sarà il testo che Gesù citerà quando inizierà il suo ministero. Non sono le espressioni chiare del Nuovo Testamento, ma è evidente in questi tre testi, almeno questi tre, che c'è colui che manda, c'è il mandato, il servo, il Messia, e c'è lo Spirito che è su di lui. Abbiamo già nell'Antico Testamento non soltanto dei testi dove uno e l'altro sono vicini l'uno alla destra dell'altro, i testi del Salmo 110 e di Daniele 7, ma abbiamo tre testi in Isaia che presentano colui che manda, colui che è mandato e lo Spirito che è su di lui. È interessante che Isaia ci faccia questa, perché Isaia, questa affermazione, certo, perché Isaia è il profeta dell'Antico Testamento che è conosciuto per antonomasia come il profeta messianico, il profeta che annuncia la venuta del Messia. E sono tanti i testi e le profezie di Isaia sul Messia che deve venire. In questo contesto di venuta del Messia, ecco che il profeta è ispirato e scrive che anche lo Spirito avrebbe accompagnato la venuta del Messia. Quando il Nuovo Testamento, i tempi del Nuovo Testamento saranno maturi e il Messia arriverà, Gesù sarà concepito per virtù dello Spirito Santo, sarà mandato nel Giordano per essere battezzato da Giovanni nello Spirito Santo, al suo battesimo lo Spirito Santo scende sotto su di lui, forma di colomba. Dopo il battesimo lo Spirito Santo lo conduce nel deserto. Scusami, e nel Paolo. Cuore, nel centro di questo grande evento, il battesimo di Gesù, si sente la voce del Padre che lo proclama a suo figlio, il figlio che è lì uscito dall'acqua e lo Spirito Santo in forma di colomba che è su di lui. Ancora qui non siamo più nei tempi dell'Antico Testamento, ma tutto quello che l'Antico Testamento aveva preannunciato, espresso in maniera molto ancora sintetica, embrionale, già appena il Nuovo Testamento, i tempi del Nuovo Testamento arrivano, subito la cosa si manifesta nella sua pienezza. Posso chiederti una cosa, Paolo, un chiarimento? E abbiamo ancora il tempo.
È un chiarimento sempre da parte di quell'uomo che cammina e non si stanca. Io vorrei che noi potessimo rispondere a tutti coloro che ritengono Gesù Cristo uomo, figliuolo di Dio, in quanto il concepimento attraverso lo Spirito Santo. Quindi figliuolo in carne. Sì. Ora, io dico che c'è un po' un errore, in quanto Gesù stesso, per chi aveva qualche problema di intendimento, ha detto una cosa molto chiara e semplice. Quando gli hanno detto: come, tu non hai ancora 40 anni e ti ritieni di essere già quello che dici di essere? E Gesù ha risposto: prima che Abramo fosse, io sono. Io sono. Quindi Gesù ha dato la sua identità da prima che si facesse carne. Certo. Ma molti dicono che Gesù è figliolo di Dio in quanto concepito attraverso lo Spirito Santo. Che inizia la sua esperienza al momento del suo concepimento. Invece Gesù è precedente. Gesù è eterno. Bravo. La scrittura dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù è eterno. Giovanni comincia col dire: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola si è fatta carne. Sì, sì. Solo che appunto un evento si è verificato, la parola, il creatore, Gesù, Yahweh, viene ad abitare fra gli uomini, mm-hmm, e sarà uomo con gli uomini, uno come noi. Possiamo dire, scusami Paolo, che quando Gesù parla di se stesso, quando la Bibbia ci presenta Gesù, a volte noi lo releghiamo a quello che è il Nuovo Testamento, ma in realtà credo che sia Giovanni l'Evangelo che dice che nessuno ha visto il Padre se non colui, certo, che discende dal Padre. Quindi tutte le volte che viene manifestata la presenza di Dio nell'Antico Testamento non è Dio Padre, ma è Gesù. È certo. Perché nessuno ha visto il Padre, ma solo colui che discende dal Padre. Quindi Gesù è infatti l'essenza della gloria, dirà la lettera agli Ebrei. Sì, quindi sì. Dio, quindi il vegliardo nessuno l'ha visto, ma abbiamo visto sempre Gesù. Quindi c'è una telefonata, vediamo, scusami Paolo, c'è una telefonata, vediamo cosa chi è che parla. Pronto? Chi parla? Sono Antonella, buongiorno. Buongiorno Antonella. Oh, Antonella. Paolo, carissimo, che piacere. Mi fa tanto piacere di sentirti. Che piacere, Antonella. Grazie Paolo. Ascolta, hai chiarito, ti ringrazio perché hai chiarito anche a me moltissime cose sul Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. A conferma di quanto hai detto, il Nuovo Testamento ha un testo molto chiaro che dice: poiché in Lui vi è la pienezza di tutta la Deità, cioè in Gesù Cristo vi è la pienezza della Deità, quindi non c'è confusione. Ma e Lui è vero Dio e vero uomo. Assolutamente, è chiaro. Ecco, grazie Paolo. Io mi chiedo, Paolo, come mai ci si sofferma così tanto sugli Atti degli Apostoli, quando è stato promesso lo Spirito Santo, quando Dio, essendo Dio Spirito ed essendo anche Santo, quindi Lui mantiene queste caratteristiche, anche nell'Antico Testamento credo che lo stesso Dio, che non cambia, che è sempre lo stesso, ha agito verso gli uomini per farli ravvedere, così come ha detto anche nel Nuovo Testamento che lo Spirito Santo avrebbe convinto di peccato, di giudizio e di giustizia. Certo, la certo. stessa cosa, questo Spirito che già c'era nell'Antico Testamento lo ha perpetrato per diversi anni, secondo me. Ecco, ed allora, era lo stesso Spirito Santo. Noi stiamo, grazie Antonella di questa domanda. Per radio ti abbraccio, anche a voi. Grazie, grazie di aver sentito la tua voce. Saluti ciao, a quelli caro, di Adrano. Ciao. Allora, la domanda di Antonella è pertinente. Nella scrittura noi abbiamo una rivelazione progressiva dell'avvicinarsi di Dio agli uomini nella persona di Gesù. Nell'Antico Testamento tutte le volte che Dio si manifesta procura un gran tremore, un gran spavento agli uomini, a meno che lo si manifesti in una maniera da non farsi notare troppo, ma è progressivo, man mano che i profeti avanzano nel tempo, a man mano che si succedono con il loro messaggio, la venuta del Messia
è sempre più centrale nella loro predicazione. Quando il Messia sarà venuto, anche lo Spirito Santo compirà, anche la rivelazione dello Spirito Santo compirà un passo ulteriore. Gli uomini non saranno più limitati nella possibilità di capire chi è questo Spirito. Il Nuovo Testamento, questo lo vedremo più avanti, dà allo Spirito Santo tutte le caratteristiche di una persona chiara, individuata, precisa e autonoma nelle sue deliberazioni. C'è qualche dubbio in tanti su questo problema, ma lo analizzeremo, come adesso abbiamo visto che già in germoglio, in embrione, nell'Antico Testamento già abbiamo la presenza delle tre persone della divinità. Nel Nuovo Testamento questa rivelazione diventerà molto 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 più chiara. Avremo modo più avanti nel prossimo appuntamento di completare, perché siamo quasi in chiusura, caro. Io credo che la cosa più difficile forse da comprendere, però che attraverso questi testi forse ci si chiarisce un po', è appunto non si può pensare che in un Dio, no, ci siano tre, come se ci fossero tre persone dentro lo stesso Dio. I testi ci fanno capire che sono delle persone distinte. Giusto? Sono tre persone distinte. Non dello stesso Dio, della stessa divinità. Ecco, cioè ha della stessa sostanza, perché non esatto. Si può dire che Gesù non è Dio, ma il Padre, il Figlio, perché qualcuno mi ricordo in passato. Diceva: ma come? Se Gesù è Dio, allora che faceva? Quando era sulla croce era in cielo o era in terra? In realtà sono due persone distinte, quindi questo è importante. Ci sono delle cose che, nonostante gli studi biblici abbiano fatto dei progressi, rimangono sempre delle cose che di fronte alle quali dobbiamo mantenere tanta umiltà. Anche perché noi siamo uomini, quindi capire l'essenza di Dio è veramente... Però la scrittura ci permette di poter comprendere passo passo delle verità straordinarie sulla unicità e la grandiosità di Dio. Ok, grazie. Allora speriamo di sentirci presto, perché gli argomenti sono estremamente interessanti. Grazie ancora e buona giornata, Paolo. Saluti. Ciao, grazie.